Dopo Zurigo, Milano e Palermo, è toccato a Rimini lunedì pomeriggio ospitare una tappa del Trentino Wine on Tour al Grand Hotel, un programma molto ricco che ha dato la possibilità a esperti sommelier di degustare insieme agli ospiti oltre 90 vini a denominazione di origine controllata. Inoltre anche la possibilità di assaggiare 17 grappe per una panoramica completa e rappresentativa dei prodotti della viticoltura trentina. Trentino Wine on Tour per tutta Italia approda a Rimini per promuovere i suoi svariati prodotti. Eh sì, Rimini è una tappa importante che abbiamo identificato assieme a Viareggio, che sarà il lunedì della prossima settimana, per presentare quanto di meglio il Trentino e di riconoscibile rispetto ad altre regioni d'Italia produce dal punto di vista enologico, ma non solo. Evidentemente, oltre ai vini, noi abbiamo anche alcuni formaggi che accompagneranno, stanno accompagnando le nostre degustazioni. Il Trentino comunque è riconoscibile a livello nazionale soprattutto per la produzione di Trento DOC, il nostro metodo classico. Siamo a oltre 8 milioni di bottiglie la nostra produzione, e alla Trentino Grappa, che è ovviamente il distillato per eccellenza. C'è un istituto che ne tutela la produzione, e la distillazione avviene esclusivamente con vinacce ottenute da uve rigidamente di origine trentina. Abbiamo poi in rappresentanza dei nostri vini bianchi il Trentino DOC Müller-Thurgau, un vino leggero, profumato, elegante, tipicamente di montagna, perché solo a determinate quote riesce a dare il massimo della sua eleganza e aromaticità, e poi due rossi, il Marzemino Gentile e il Terroir de Vero Italiano, l'uno il primo di medio corpo, il secondo di corpo sostanzioso e piuttosto importante. Questa idea della Trentino Spa è stata bellissima. So che stanno facendo un tour in varie zone d'Italia e penso che sia per loro una bella possibilità di presentarsi, di farsi conoscere, perché i loro vini, specialmente quelli di cui posso parlare, che sono quelli che ho degustato questa sera, sono sicuramente vini molto interessanti, molto importanti, che rispecchiano il territorio trentino in tutte le sue sfaccettature. I vini bianchi, Müller-Thurgau, molto profumato, con dei profumi buonissimi, e così come i vini rossi, Marzemini, che rispecchiano perfettamente quello che è il vitigno Marzemino, e gli splendidi Terroir de Vaud, per un amante di Terroir de Vaud come me, che hanno morbidezza e freschezza contemporaneamente, che non hanno spigolature, che si equilibrano perfettamente. E questo è molto piacevole e molto interessante, sicuramente.